Ciao, vediamo come cambiare velocemente il colore ad un'immagine con Photoshop. Possiamo cambiare colore all'intera immagine in pochi clic oppure a una parte d'immagine. Immaginiamo di aver caricato la nostra immagine, facciamo una copia del livello sfondo bloccato, magari trascinando il livello sfondo qui sull'iconcina crea un nuovo livello. Dopodiché, con il livello sfondo copia selezionato, immaginiamo di voler andare a cambiare colore alla maglietta, in questo caso gialla. Per prima cosa andiamo a isolare la maglietta. Facciamo quindi una selezione, possiamo anche utilizzare uno degli strumenti standard per selezionare in questo caso la maglietta, come per esempio lo strumento selezione rapida, magari con una punta di pennello di 5 punti, e andiamo poi a ricalcare l'immagine, o meglio la parte di immagine da selezionare. Lì dove dobbiamo togliere parti di selezione, possiamo anche utilizzare la scorciatoia della tastiera Alt più clic del mouse per entrare in modalità sottrazione. Come possiamo vedere, il cursore dello strumento cambia da più a meno. Ti lascio in descrizione il link di un video dove ti mostro come effettuare anche una selezione complessa, nel caso che l'immagine a cui stai lavorando presenta una parte più complessa da selezionare. Una volta che abbiamo fatto la nostra selezione, con la selezione attiva e il livello sfondo copia selezionato, ci spostiamo nella parte bassa del pannello livelli, andiamo ad aggiungere un gruppo cliccando su quest'iconcina. Dopodiché la selezione è sempre attiva, il gruppo è creato e selezionato, ci spostiamo sull'iconcina della maschera di livello e andiamo a fare un clic. In questo momento la selezione è stata inglobata all'interno della maschera nera. Ora, con il livello gruppo e la selezione naturalmente attiva selezionato, andiamo ad aggiungere dei livelli di decorazione che ci permetteranno di rendere realistico, preciso e ottimale il cambio colore in pochi clic. Ci spostiamo quindi nella parte bassa del pannello livelli, apriamo il menu a tendina dei livelli di decorazione e il primo livello di decorazione che aggiungiamo è quello di tinta unita. Chiaramente qui con la tavolozza colore possiamo andare a decidere il colore di destinazione che vogliamo associare alla maglietta sostituendolo con quello originale. Una volta che l'abbiamo scelto clicchiamo su ok. Chiaramente non è questo l'effetto finale che vogliamo raggiungere, lo dobbiamo andare a perfezionare. La prima cosa da fare è, con il livello colore riempimento selezionato, spostarci sul menu dei metodi di fusione e associare a questo livello di regolazione il metodo di fusione colore qui in basso. Ora chiaramente il colore non è il blu che avevamo selezionato nella tavolozza, ma è un colore molto più chiaro. Ecco perché ci vengono incontro altri due livelli di decorazione da utilizzare in questo caso. Riselezioniamo il gruppo con la selezione attiva, ci spostiamo di nuovo sul menu dei livelli di decorazione e aggiungiamo un livello di luminosità contrasto. Qui ovviamente andremo ad agire solo ed esclusivamente sulla selezione, perché abbiamo associato questo livello di decorazione al gruppo con la selezione e, come vedete, aumentando o diminuendo il valore della luminosità andiamo a illuminare o meno il colore associato. Aumentando il contrasto poi andiamo a definire ancora meglio i dettagli rendendoli più nitidi. Torniamo al menu livelli, riselezioniamo il gruppo con il livello della selezione, torniamo sul menu dei livelli di regolazione e associamo un livello di regolazione curve. Anche qui andiamo a dare un valore sinusoidale come in questo caso per rendere molto più realistico e preciso il colore che stiamo attribuendo. A questo punto possiamo giocare molto con i parametri dei singoli livelli di decorazione per ottenere il risultato che più si addice al nostro obiettivo. Possiamo per esempio riaprire la tavolozza dei colori, cambiare colore spostandoci con il mouse o direttamente lungo la barra verticale. Una volta trovato il colore che più si addice al nostro caso, clicchiamo su ok. Poi possiamo anche naturalmente andare a nascondere i livelli di curve e luminosità. Se il risultato che ci interessa può farne anche a meno. Altrimenti, per un ritorno realistico dell'effetto, io consiglio sempre di utilizzarli. Possiamo eventualmente diminuire l'intensità dei livelli di decorazione curve, per esempio selezionandolo e andando a diminuire l'opacità. In questo caso andremo a diminuire l'intensità e quindi l'impatto che quel livello di decorazione ha sulla selezione. Se ti è piaciuto questo video, non perderti nessun altro video su Adobe Illustrator, Photoshop e tanto tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!